Una stima dei danni più o meno conta 90 milioni di euro solo nella provincia di Piacenza. E il governo cosa fa? Il governo stanzia 14 milioni di euro, di cui 10 sono già degli enti locali, perché 10 vengono praticamente liberati dai vincoli del patto di stabilità e possono essere spesi, 4 alla provincia di Parma, 6 e mezzo alla provincia di Piacenza. Poi c'è una ripartizione tra comuni. Su uno status di 90 milioni di danni, il governo Renzi decide di stanziare 3.679.000 euro da ripartirsi tra i vari comuni che hanno subito i danni. Allora, vede, al di là che noi dovremmo discutere, io auspico una discussione, noi auspichiamo una discussione di questo tipo sulla prevenzione di questi eventi calamitosi, sullo status di alcuna della legislazione che c'è, soprattutto a riguardo della pulizia dei fiumi bloccata da un fondamentalismo ambientale di cui oggi ne stiamo pagando notevoli conseguenze. Il dato di fatto è che noi siamo di fronte ad una situazione dove 90 milioni di danni vengono compensati da una decina di milioni, di cui un pezzo, una gran parte, già di proprietà degli enti locali che hanno subito questi danni, e la risposta del governo è questa. La risposta del governo è stata quella di abbandonare quelle popolazioni. Alcuni privati oggi sono ancora completamente isolati, alcune aziende non possono riattivarsi, alcune infrastrutture sono bloccate, c'è il rischio di frane. Tutte le nostre proposte che riguardavano sospensione dei contributi, zone franche, riattivazione rispetto alle attività aziendali e quant'altro sono state completamente bocciate. Allora noi oggi possiamo contare solo ed esclusivamente su due condizioni. La prima per questi territori è stata una bellissima e fantastica visita del Presidente del Consiglio, che ha fatto un giro di mezz'ora su un elicottero. L'altra condizione sulla quale veramente possiamo contare, e noi troviamo che questi soldi trovati rispetto alle esigenze che ci sono siano la ciliegina sulla torta del giro in elicottero del Presidente del Consiglio, della presa in giro del giro in elicottero del Presidente del Consiglio. Ma oggi quei territori possono contare, perché chi conosce quelle vallate sa che sono tanto belle, ma ancor più bella e fantastica è la dignità di quelle popolazioni, che potranno contare solo ed esclusivamente sulla loro dignità, sul loro orgoglio, sulla loro laboriosità, aiutati magari da qualche volontario che ancora una volta ha dimostrato di essere molto più vicino a quelle popolazioni rispetto al governo, che magari è venuto dalla Lombardia con qualche pala e ha aiutato queste popolazioni, completamente lasciate sole. Oggi abbiamo 3.670.000 euro per le popolazioni alluvionate del Piacentino e del Parmigiano, e in bilancio si contano 3 miliardi e 300 milioni per il sistema accoglienza dei migranti a cui questo Paese continua a far fronte incentivando il business dell'immigrazione. Invito a riflettere su questi dati, perché questo non è il Paese che noi vogliamo. Grazie.